In bel salute, in gran benvenuto alla nuova puntata del Financial di questa settimana. Anche se un chio alla del Climbing Wall, in occasione di una delle scontredes, indrezzate dal Comitato Manifestazioni de Ciampedel, insieme al Val di Fassa Climbing, in occasione di scrittura Festival della Dolomites. Bella pontissimo ne moro isnet, portare a danza e nef liber. Devo perché posso, mia strada de felicità sarà fora i monti. E liber ric di episodi inedici su sua vita alpinistica. Una bella lettura per Duc Kench, donca, in c'è chi che non va sa monti, ma che desche Duc Kench, chi è la via della felicità, ti insomes de vignidi. Adesso siamo qui con Simone Moro, protagonista di questa scommessa diva. Ciao Simone, dando al dotto un gran benvenuto qui a te Val de Fassa. Ti impruma volane te domanerco e il tuo rapporto qui con la Val de Fassa? Ho un rapporto particolare perché la prima volta che sono venuto in Dolomiti venni in campeggio qui a Canazei. E anche la prima vacanza da solo, da scalatore, la feci venendo ancora nel campeggio di Canazei, venni in moto da Bergamo. Quindi una parte importante dell'inizio della mia passione, sia della montagna e poi dell'arrampicata, è partita qui dalla Val di Fassa. E sa anche te conosces ben questa raione. Este velk che te preferisce, se in post? Allora, non posso nascondere che sul Piccia Vazes ho fatto le mie prime vie e adesso non le ho fatte tutte ma quasi, e quindi era una costante per me venire, quindi le mie prime pareti importanti sono state, è stata quella del Piccia Vazes, vuoi perché è facile, accessibile e quindi vai subito al lato d'arrampicata lasciando l'auto e arrivando velocemente all'attacco. Poi da qui ho cominciato a girare anche altre parti, però insomma non posso nascondere che il Piccia Vazes è stata la parete che mi ha attratto di più qua della Val di Fassa. Se sa ben che tia vita è piena di avventure, este zeche della Val di Fassa che ti ha restato il cher? Sì, le amicizie. Ho tanti amici qua. Fabrizio Di Francesco, Mario Prino e tanti altri, ho fatto due nomi, anche Bruno Pederiva, e quindi quello ti rimangono nel cuore perché quando torni ti senti a casa anche grazie a queste amicizie e al fatto che loro ti fanno sentire a casa. Quindi questa è una cosa che rimane, che va oltre le arrampicate, perché le amicizie ti accompagnano tutta la vita e non dipendono solo dalle tue abilità muscolari. Sa anche da spesso si rinuncia a pitch metres dalla punta. È il che sta per te una sorta di paura o capacità di rinunciare? No, è la capacità di rinunciare. È la capacità di capire che quel giorno, quel momento, quella spedizione non era il momento, non era la spedizione giusta. Non significa rinunciare, mettere via il sogno. Vuol dire capire che quella volta ci sono delle condizioni magari meteorologiche o tue fisiche o tutte e due che non erano le condizioni perfette. Io stasera l'ho raccontato. La cosa difficile non è diventare un grande alpinista, ma diventare un grande vecchio alpinista, cioè diventare anche vecchio. Ed è una frase non mia, è una frase che mi ha detto un grande alpinista che si chiamava Riccardo Cassin. Quindi quella della rinuncia va vista come un valore e va raccontata come tale e non come un qualcosa di cui vergognarsi. Este bel consiglio da Gedera Isoin che vuole inviarvi al percorso dell'alpinismo? Che non basta avere un sogno, ma bisogna mettersi in cammino per realizzarlo il sogno. E bisogna mettere in preventivo che se il sogno è un sogno grande, tante volte si fallisce o si cade in ginocchio e quindi bisogna essere capaci di rialzarsi e continuare, quindi di non arrendersi alle prime difficoltà. E la seconda cosa è che in montagna si va in prima cosa per divertirsi. E uno
non si uccide per divertirsi, non muore per divertirsi, e quindi il divertimento deve essere, e la gioia deve essere quello che si deve cercare in montagna. Non bisogna subito cercare la performance, ok? E quindi bisogna rispettare la montagna e se stessi, e questo è un grande valore. Tel pai Simone per te bella ciaccola e sei tutto il ben per te da venire. Grazie mille. Arcedete, canche gli autri si dorm, studia, canche gli autri si va fora, la sticker, canche gli autri si mola, e alla fin te vivres, de mo quel che gli autri senso mea. Che è stato un dei pensieri di fora da Simone Morris net, che palesa si esso de portare in ant, tant si prosec verticai che chite l'aria. In cianche cognonsere su nostra bella puntata, nos vespeton settemena che ven con autra neves e sporda de scorir. Nove desmentia de seguitera ne vardar su nostro canale social, YouTube TV Ladina e su nostra piata Facebook de Finanzil. Un bel salut e stasi ben!